Partiranno a breve i lavori di riqualificazione dei due parchi storici di Napoli, il Virgiliano e la Villa Comunale, per un investimento complessivo di 7 milioni e 700 mila euro. I progetti sono stati presentati questa mattina e restituiranno l'originario splendore a queste grandi aree verdi. Parte, diciamo, questo percorso che riconsegna la città ai cittadini napoletani, due tra i luoghi più belli della nostra città, sia dal punto di vista culturale, artistico, paesaggistico e storico. Per la Villa Comunale, antico giardino voluto da Ferdinando di Borbone su progetto di Carlo Vanvitelli, è previsto il recupero di aiuole e arberature, delle aree architettoniche e degli elementi di arredo urbano, con l'adeguamento dell'impianto idrico e di illuminazione nella zona che va da Piazza della Repubblica alla Cassa Armonica, interventi finanziati da Città Metropolitana e risorse del PNRR che serviranno a risistemare anche l'area giochi e migliorare la sicurezza con un nuovo circuito di videosorveglianza. Ci sarà il completo recupero per quanto riguarda la parte botanica, il recupero e il restauro di tutte le opere d'arte all'interno della Villa Comunale, un riassetto delle tre aree giochi che ne diventerà una sola e sarà posizionata al centro della villa, sarà rieffettuata la pavimentazione. I lavori del Virgiliano, risalente ai primi del Novecento e noto come Parco della Rimembranza prima della denominazione attuale, riguarderanno la valorizzazione dei giardini, la ridefinizione delle aree giochi, oltre al restauro della fontana e dei viali ed interventi al verde con un incremento delle alberature. Prevista anche la valorizzazione della piazza d'ingresso e dell'accesso principale al parco, la videosorveglianza ed il restyling dell'area verde sportiva. Il riassetto dell'ingresso e del portale, saranno recuperate le quattro anfore che sovrastano le quattro colonne, saranno restaurate alcuni percorsi così come le aree giochi, ci sarà anche un'aula didattica esterna. Interventi molto importanti e anche molto attesi, che hanno avuto una lunga gestazione progettuale, anche perché si tratta di due parchi storici vincolati, quindi c'è stata una lunga negoziazione e discussione con la sovrintendenza per fare in modo che i progetti fossero ovviamente compatibili sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista botanico con quelli che sono i requisiti storici di questi due parchi. L'iter si è praticamente concluso, quindi noi oggi presentiamo i progetti e poi i lavori cominceranno, noi ci auguriamo nel mese di marzo. Io penso che all'inizio del 2025 la villa sarà riconsegnata, così come il Parco Virgiliano, nella piena fruibilità ai cittadini napoletani. Sono infine pronti a partire anche i lavori di riqualificazione ai parchi Mascagna, Scampia, Del Poggio, San Gennaro, Gaetano Enrico e al Parco Fratelli De Filippo.